back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Buonasera, ben trovati con italianbabylon.net, la vostra trasmissione di informazione e cultura a 360 gradi. E vi ricordiamo che questa trasmissione è tratta dal sito www.italianbabylon.net. Io sono Fabiana Carucci, sono il direttore editoriale di questa trasmissione e do il benvenuto sia ai nostri ospiti che al resto della redazione. Sono con Alessandra De Martinis, buonasera, ben trovati. Luigi Fiore, buonasera. Giorgio Sbuels, buonasera. E diamo anche il benvenuto appunto ai nostri ospiti. Siamo qui con la dottoressa Arianna Pacchiarotti. Buonasera a tutti. Siamo con Mattia Leonbruno, che verrà in una diretta telefonica. Con Silvia Mascali, giusto? Ho detto bene, Silvia? Benissimo, buonasera. Con Andrea Amato. Buonasera.
e c'è anche poi Luigi Fiore che alla fine della trasmissione, Dulcis in Fundo, ci parlerà del Galateo questa sera. Argomenti un po' spinosi questa sera, un po' spinosi. Anche il consiglio? No. Anche il consiglio, ti faremo dare anche il consiglio poi. Restate fino alla fine perché ho un consiglio veramente, soprattutto per i maschietti. Sì, sì, lo diamo stasera. Va bene. Ne udiremo delle belle. Assolutamente, assolutamente sì. Io vi ricordo il nostro numero che è 333-722-8547 per intervenire anche in diretta o per mandarci i vostri consigli o comunque qualsiasi cosa che riguardi la trasmissione, quello che vi piace anche ascoltare. Ricordiamo la mail italianbabilo@gmail.com. Esatto. E direi che siamo in una serata romana molto calda. Siamo sì. Quanti gradi faranno fuori? Non lo so, oggi abbiamo raggiunto 38. Oh, non so da dove ci ascoltate, ma noi qui dallo studio 3 di Via Merulana in Roma siamo veramente accaldati, vero? Tutti quanti? Direi di sì. Abbastanza. Anche i nostri ospiti silenti che sono qua dietro, che è il nostro pubblico che ascolta live alla radio. Allora, io, Arianna, vorrei partire un attimo da te. Sì, Fabiana. Presentati un attimo, dici chi sei, cosa fai. Allora, io ovviamente sono un medico, sono ginecologa e mi occupo di fecondazione assistita e questo sarebbe l'argomento di cui vorrei parlare questa sera, anche in virtù del fatto che c'è stata una nuova sentenza della Corte Costituzionale che molti di voi hanno sentito, che ha reso finalmente possibile l'eterologa in Italia, cosa che dal 2004 era vietata. Io sono ricercatrice all'Università La Sapienza e sono presidente di un'associazione che si occupa di prevenzione dell'infertilità e conservazione della fertilità. Sono responsabile di un centro di riproduzione assistita a Roma che si chiama Praxi Provita e si trova qui vicino. Invece il nome dell'associazione? L'associazione si chiama LAPIS, è un acronimo che sta per Libera Associazione Sanitari per la conservazione della fertilità e la prevenzione dell'infertilità. È un'associazione che è nata da 3 anni, sta diventando una ONLUS perché abbiamo fatto la richiesta. Nel territorio laziale prevalentemente si occupa di informare sia i medici che i pazienti su quelli che sono i problemi fondamentali delle coppie infertili e soprattutto a sensibilizzare in particolare i medici di base e i ginecologi territoriali su qual è l'importanza di introdurre le coppie che si presentano con questo problema ad un iter terapeutico corretto, senza lasciar passare tanto tempo e tanti anni magari con una pacca sulla schiena e dire non ti preoccupare, è soltanto questione di stress, prima o poi i figli arriveranno. Questo purtroppo non è vero. Dopo un anno di rapporti liberi senza essere riusciti ad ottenere una gravidanza, si parla di infertilità, è come una malattia, come tutte le altre, va curate, quindi bisogna intraprendere il giusto percorso e fare le giuste cure per riuscire a superare il problema laddove si possa superare. Ovviamente ci sono casi purtroppo che non si possono superare, ci sono casi in cui i gameti maschili o femminili non ci sono per vari problemi, che possono essere menopausa precoce, possono essere tumori, terapie radiante, chemioterapie, per cui bisogna ricorrere a gameti di persone esterne. Questo è appunto ciò che vi accennavo, che è la fecondazione eterologa, che dal 2004 con una legge che poi è stata smantellata e abbattuta, per fortuna direi, per tutti quelli che andavano all'estero con grandi costi, anche visto l'argomento, insomma anche grandi prove, certo, a livello personale, no? Ti dico, Fabiana, che dalla sera in cui è uscita questa sentenza sui telegiornali ne hanno parlato una giornata intera su tutte le reti. Io già dalla notte di quel giorno ricevevo le telefonate dalle pazienti che mi chiedevano di fare la fecondazione eterologa ed è lì iniziata una sequenza di telefonate continue, incontri, email all'associazione e quanto più altro vi possiate immaginare per chiedere finalmente di fare questa tecnica in Italia. È un problema che ha dimensioni molto grandi, io chiaramente ci lavoro, ormai lo so per statistica, ma anche quando magari non ero proprio dentro al problema e mi trovavo in pubblico e parlavo e dicevo di che cosa mi occupavo, qual è il mio mestiere, sicuramente trovavi qualcuno sempre che ti chiedeva qualche cosa, sempre, no? Sempre. Giusto, perché poi non se ne parla. Per pudore, sì, chiaramente in privata sede, considerando che è un problema che affligge il 30% della popolazione italiana, già in questa stanza che siamo in 2, 4, siamo 10 per l'appunto, 3 di noi avranno dei problemi di infertilità e questo purtroppo è una cosa con cui dobbiamo fare i conti. Non è una malattia che si può ignorare, si tende a ignorare e si tende a non considerare malattia,
tant'è vero che negli ospedali non esistono cure per questa malattia. Le pazienti che ricorrono a questo negli ospedali pubblici sono costretti a fare richieste impegnative con varie nomenclature pur di poter accedere a queste tecniche. Non esiste il ticket fecondazione assistita, questo non esiste. Esiste prelievo di cellule, esiste trasferimento di cellule in altro organismo. Tutti i ticket che sommati uno all'altro fanno un grande ticket, chiamiamolo così. Che serve per dare la possibilità a queste donne di accedere a queste tecniche, ma Certo. non esiste perché lo Stato non la riconosce come malattia ed è una malattia come tutte le altre. Diciamo che abbiamo fatto un passo avanti con la civiltà, allora, con questa sentenza, soprattutto Si recente. può dire che abbiamo rifatto un passo avanti perché prima del 2004 in realtà questo era possibile. C'erano stati dei passi indietro, in C'era effetti, stato un grossissimo passo un indietro. retrocedere. Esattamente, che aveva messo paletti su tutto, tra cui uno di questo l'eterologo, ma non è il più grande. Secondo me il più grande paletto era quello di non poter rifiutare di avere i 3 embrioni fecondati. Mi spiego meglio, una volta che erano stati prodotti questi 3 embrioni in seguito a tecniche extracorporee, la coppia non poteva dire no, io ne voglio uno, gli altri congelati, poteva per forza obbligatoriamente averli tutti e tre. Naturalmente con le conseguenze tremende di una gravidanza trigemina complicatissima, a volte porta alla morte del feto, a volte la porta alla morte della madre, quindi questo secondo me era veramente il paletto più grande, per non considerare l'impossibilità di fare la diagnosi genetica su questi embrioni, per cui coppie portatori, chi l'uomo, la donna, chi tutte e due, di malattie trasmissibili ereditariamente, non potevano accedere a questa diagnosi che si fa prelevando una piccola cellula dell'embrione per sapere se questo embrione era sano. Allora che cosa dovevano fare? Impiantarlo sano, malato, e poi ricorrere eventualmente all'aborto nell'eventualità che fosse malato. Quindi è una cosa Certo, una drammatica, cosa tremenda, drammatica, proprio. sì. Scusami, questa è la situazione in Italia. In Europa e nel resto del mondo sono ben avanti su questa. Ecco, da lì che c'è stato tutto il traffico poi verso l'estero, Sì, si quindi. chiama turismo riproduttivo, noi Secondo lo te, chiamiamo, una sì. domanda proprio personale, per quale motivo? Noi lo possiamo immaginare, per quale motivo noi italiani siamo rimasti così indietro su questo. Non posso parlare No, di questo argomento, vabbè, no. mi è stato vietato, No, quindi non dai, posso però dire. Ma insomma, un purtroppo, accenno a parte motivi religiosi, diciamo che Esatto. c'è probabilmente anche un'impreparazione, forse della classe medica in parte, oltre che anche Ma proprio del pubblico in purtroppo questa genere, legge non deriva dalla classe medica, questa legge deriva da una classe dirigenziale che non è medica. Quindi l'ignoranza non sta in quello, l'ignoranza sta nel non aver affidato, diciamo, non so come si dice, la compilazione della legge, la stesura della legge agli esperti del agli esperti settore. del settore, E questo è un esattamente. problema che si ripropone poi in moltissimi settori, no? La mancanza di tecnici veri che facciano delle leggi ad hoc con giusta causa, Certo, giusto. succede in tutti i campi naturalmente. Questo chiaramente sembra più grave perché rispecchia la salute. Perché Certo. rispecchia la salute, rispecchia l'armonia familiare, perché Certo. poi questi sono argomenti che portano anche a dissidi all'interno della coppia, portano a malesseri personali. Poi ecco, volevo Io direi che, chiederti. scusa se ti ho Sì. interrotto Fabiana, forse la religione è la cosa che c'entra di meno, visto che l'ho nominata, scusatemi, ma vi riporto un esempio Ecco, molto quali emblematico sono per gli questo. ostacoli che tu hai registrato a livello personale? Cioè, proprio. La più grande difficoltà che io ho incontrato è stata questa, ed è stato quello che mi ha portato a fondare l'associazione. Il problema più grande è stato il fatto che queste donne arrivano alla mia attenzione ormai tra Tardi. quarantenni, esatto, quando la riserva ovarica già di per sé comincia a diminuire fisiologicamente. E questo mi fa un po' deriva, il problema deriva anche dalla nostra crisi economica, perché coppie giovani che non hanno lavoro, che non hanno una vita stabile, non hanno una casa, chiaramente pensano prima a rendere la vita serena per sé e per il prodotto, per il loro C'è figlio paura di non naturalmente. Di poter. non poter mantenere il figlio, hanno paura di non poter fare carriera, perché poi anche questo è una cosa abbastanza importante. Quando una donna ha un figlio, si sa, Diciamo può che creare questo lo problemi Stato all'azienda. non ci No, aiuta. non ci tutela, diciamo così. E quindi questo procrastinare della prima gravidanza, della prima, della seconda, comunque il procrastinare della gravidanza fa sì che queste donne pensano, danno delle priorità a tante cose, pensano tutta la loro vita riproduttiva a fare in modo di non rimanere in gravidanza, quindi
contraccettivi, eccetera, eccetera, quando poi si rendono conto di volere il figlio in uno specchio di vita troppo breve e magari troppo avanzato per riuscire ad ottenere questa. Ti voglio chiedere una cosa, tu hai parlato di infertilità a causa tumorale, insomma, no? Sì. Per patologie tumorali, uh-huh. O piuttosto diciamo portata da operazioni che poi portano a menopause precoci, traumatiche, eccetera. Certo. Perché quando si fanno magari queste operazioni, o laddove è possibile, non educare la popolazione a fare una banca dei propri ovuli quando ancora c'è piena fertilità? Laddove, ad esempio, tu hai parlato di donne che vogliono fare carriera, no? Posso risponderti con un'altra domanda? Sì. Perché tu ci pensi e i medici non ci pensano? È quello che dico, perché i medici non dicono, non so, hanno una paziente XYZ dovunque in Italia, no? E gli dice: voglio un figlio, ho 20 anni, 25 piuttosto che vogliamo un figlio, però dobbiamo sistemarci economicamente, eccetera. Perché là già il medico di famiglia non gli dice: allora perché intanto non vi portate avanti facendo un banking degli ovuli, di modo che un domani, quando siete più grandi o magari se sorgono patologie, non avete problemi? Questo che tu hai descritto perfettamente si chiama social freezing. E consiste appunto nella possibilità di crioconservare i propri ovociti, i propri gameti, sia degli uomini che le donne naturalmente, per poterli riutilizzare in un secondo momento. È una cosa molto civile, a mio avviso. C'è un problema di base, che è questo: che i farmaci utilizzati per le tecniche per indurre l'ovulazione, diciamo, sono dei farmaci che vengono prescritti, vengono passati dal sistema sanitario nazionale fino a una certa età della donna, con la prescrizione di infertilità. Una donna che vuole fare questo social freezing ma non è infertile, in teoria non avrebbe accesso a questi farmaci. Questi farmaci costano molto, perché comunque produrli è un processo abbastanza indaginoso, e quindi dovrebbero non solo ricorrere a questa tecnica a pagamento, perché non esiste in Italia un posto pubblico che faccia il social freezing per le donne che per esempio vogliono avere, hanno un desiderio di carriera e poi coronare la loro gravidanza. Abbiamo fatto un esempio, insomma, potrebbero essere tantissimi. Sì. Esiste per le pazienti oncologiche soltanto in alcuni posti in Italia, privatamente, pubblicamente, esistono dei posti pubblici, scusate, privati, dove lo fanno, ma comunque tutto a carico della paziente. Quindi ci sono dei limiti dal punto di vista amministrativo, chiamiamolo così, burocratico, perché questi farmaci non possono essere prescritti a queste donne. Ci sono i limiti del costo di questa tecnica, no? E quindi non viene proposta a tutti. Alla base di questo, del fatto che non venga divulgata, c'è sicuramente l'ignoranza, passatemi il termine, perché non è assolutamente l'ignoranza dei medici, che non hanno la cultura dell'infertilità, nel senso che non lo vedono, come vi dicevo prima, come una patologia, non pensano proprio a questa. Beh, quello che dicevi tu prima, la famosa bacchetta sulla spalla, perché conosco tante amiche che hanno avuto problemi per anni e i ginecologi hanno sempre detto: è tutto a posto, sarà stress, andate avanti. Esatto, nel frattempo sono passati 5, 6, 10 anni. E ovviamente, come dicevi tu prima, a 40 anni affrontarlo è diverso. Sì. Allora Arianna, tanto tu sei qui con noi live, riprenderemo sì. magari anche nel corso della trasmissione questo discorso, poi magari ci parlerai anche dell'infertilità maschile ed altre cose. Allora, adesso, prima di passare ai prossimi ospiti, io direi salutiamo subito il nostro sponsor. Sì, assolutamente. Lo ringraziamo. Ringraziamo il nostro sponsor, la Beautylena, un'azienda che si occupa di portare benessere consentendo ai suoi clienti di migliorare il proprio aspetto fisico e superare inestetismi di vario tipo, grazie ad un dispositivo piccolo e maneggevole da portare sempre con sé. Di facile uso, il dispositivo Beautylena offre risultati visibili fin dai primi trattamenti. Un piccolo grande centro benessere è sempre a nostra disposizione. Per ulteriori informazioni digitate www.beautylena.com. Perfetto, tutti lasciamo... seri questa sera, c'è un silenzio serio quasi eccessivo. No, rispetto allo suo standard sì, l'argomento era molto serio. Sì. Dai, paura, tutti quanti con paura. No, perché è scappato? Perché è scappato? Lei ha detto prima, ha parlato della statistica in questa stanza. diciamo ai nostri ospiti che Luigi prima abbiamo parlato di Viagra, e Luigi ha detto subito vado a documentarmi così poi mi do i miei consigli. Ecco, ritorna tra noi. Prima di lasciare un po' di musica, volevo ricordare nuovamente i nostri contatti: 333-722-8547, la mail italianbabylon@gmail.com.
Scusate, ma qualcuno ha detto Viagra mentre ero fuori? Stavi procurando, ah, no? Sì. L'hai trovato? Hai trovato il distributore? Sì. Musica. Bentornati, bentornati. Abbiamo già pronto il nostro prossimo ospite, è il dottor Mattia Leonbruno, presidente della Fondazione Mario Luzzi. Buonasera, ci ascolta? Buonasera, sì, buonasera a voi. Allora, ci racconta che cosa fate alla Mario Luzzi in questa fondazione? Com'è nata, perché è nata? Ce la presenta? Dunque, la Fondazione Mario Luzzi nasce per essere un ente culturale di riferimento per la promozione della cultura italiana, ovviamente con un particolare tributo e riconoscimento alla figura emblematica di cui portiamo il nome, poeta, il senatore Mario Luzzi. Sì. Le attività con le quali abbiamo iniziato sono il premio internazionale Mario Luzzi, quest'anno è giunto alla nona edizione, che
è stato il primo grande evento nazionale per ricordare appunto una figura così significativa della letteratura italiana. Poi il nostro lavoro negli anni si è evoluto, siamo appunto, come giustamente diceva lei, una fondazione, quindi un ente culturale preposto alla promozione culturale, e operiamo anche come casa editrice. Sì, ecco, voi avete detto siete nel centenario proprio della fondazione quest'anno? Esatto, quest'anno 2014 ricorre il centenario della nascita di Mario Luzi, anno che per noi ovviamente è un anno di assoluto riferimento, celebrativo ancora di più direi, sia per quanto riguarda l'edizione del premio, ma anche per tutte le nostre attività culturali in essere, tra le quali appunto l'Enciclopedia di Poesia Italiana, che è dedicata alla promozione culturale nel settore della scrittura, della poesia, e quest'anno il volume sarà ancora più dedicato appunto a Mario Luzi nell'anno del suo centenario. Qual è la situazione della cultura in Italia? Lei che sicuramente ha il polso della situazione, ecco, ci sono ancora creazioni notevoli o vede un livello un po' più basso piuttosto che più alto? In questo momento particolare storico, ecco, la creatività a che punto è? Sì, direi due sicuramente sono le fondamentali considerazioni che si possono fare, che ripeto un po' nelle varie conferenze nelle quali intervengo. Cioè una di queste è sicuramente la difficile situazione di contesto, che è un po' anche sotto gli occhi di tutti, anche certo che sicuramente influirà, però diciamo abituali nel mondo culturale, ed è quella delle istituzioni, della politica inevitabilmente, ma direi anche delle istituzioni la cui qualità di contesto molto scadente, questo lo si può dire apertamente, crea un deterioramento di tutti i livelli culturali in essere, storicamente abbiamo avuto in Italia molto elevati. Di contro, come contraltare, grazie al cielo, quasi fosse una lenta, sorpresa e speriamo vivace futura rinascita culturale, c'è invece un dinamismo e anche un'audizione, una possibilità di ascolto verso una cosiddetta utenza culturale, che a mio avviso è molto interessante sia dal punto di vista, parlo di libri ovviamente, dal punto di vista della scrittura quanto della lettura. I dati dell'Associazione Italiana Editori sono molto poco incoraggianti da questo punto di vista, come sappiamo. Si dice che in Italia non si legge, in Italia non si legge, non ci sia più spazio per la cultura, viene viene fatto praticamente un disincentivo, ecco, per quello che è la cultura. Lei è d'accordo con questo? Io sono purtroppo sostanzialmente d'accordo, perché torniamo alla questione di cui sopra, cioè la situazione di contesto, il cosiddetto contesto culturale in cui ci troviamo è molto debole, molto fiacco nelle sue istituzioni, nelle sue colonne portanti. Tuttavia, ripeto, per i riscontri che abbiamo noi al nostro premio internazionale Mario Luzi, la produzione poetica e letteraria italiana è da molto tempo in crisi, basta insomma leggere le edizioni annuali delle più importanti case editrici nelle quali si riscontra con grande difficoltà insomma versi poetici di grande capacità evocativa, insomma si leggono pochi, molto pochi dei libri, insomma ce ne sono pochissimi, però la scrittura cosiddetta inedita, se vogliamo semplificare, amatoriale, la dedizione che molti hanno verso la scrittura, che si fonda invece sulla vita reale, sul vissuto vero delle persone, questo ha un portato, se non letterario, umano fortissimo e incoraggiante. Ecco, questo, una nuova socialità che nasce attorno alla scrittura, credo questo sia un'occasione di grande conforto e speriamo anche di speranza per il futuro. Chi vuole avvicinarsi al mondo della scrittura, della poesia, che percorso deve fare secondo lei per avere, oltre all'ispirazione, anche una giusta tecnica? Ma diciamo la scrittura, quindi la parola, necessariamente nasce, fiorisce prima di tutto attorno all'ascolto, quindi attorno al silenzio. Non può esservi pronuncia, versificazione che non nasca da un lungo periodo di ascolto di sé. E
questa, se vogliamo, è anche una delle ragioni che motivano e necessitano la scrittura, tanto per cominciare, come fatto diciamo curativo della propria coscienza e della propria anima, come giustamente certo. ha detto tutta la più illuminata filosofia e letteratura del Novecento e ancora prima. Chi vuole avvicinarsi alla scrittura quindi deve dedicarsi all'ascolto, ma anche alla lettura di grandi autori, poeti, grandissimi poeti, come a mio avviso, insomma, Rilke, Hölderlin, René Char, che sono poeti di altissima levatura. Effettivamente anche il Novecento, che è stato un secolo molto controverso e anche di grande ispirazione, a scuola, nelle nostre antologie scolastiche, universitarie, ci sono nomi, giustamente, per ragioni storiche, che hanno la loro importanza, ma di cui si potrebbe salvare, se vogliamo essere anche giustamente critici, si potrebbe salvare non tutto di quello che ci viene, come dire, proposto come poetica di altissima intonazione. E quindi ascoltare se stessi nel silenzio e praticare buone letture poetiche. E poi, ecco, confrontarsi rispetto, diciamo così, al mercato, il che significa agli interlocutori, che sono gli editori. Anche qui il contesto non è facile, insomma, bisogna cercare degli interlocutori che prima di tutto credi. Ma Presidente Leombruno, noi ci chiedevamo qui in redazione, ma qual è la fascia di età che accede, diciamo, al premio, che lei ha visto, ha riscontrato, insomma, che si avvicina al mondo della poesia? È un mondo dove sono più grandi le persone che si dedicano alla poesia, o ci sono ancora i giovani che puntano su questo? Ma diciamo, da questo punto di vista direi relativamente trasversale, come se l'ispirazione poetica, di fatto, è quel ponte di connessione tra sé e l'universo, fosse, grazie al cielo, almeno quello inesauribile. Nelle edizioni passate ha vinto qualche autore, questa è stata una bella avventura anche per il premio, qualche autore giovanissimo e perfino alla prima pubblicazione, e anche questo è un po' lo scopo per cui noi portiamo avanti il premio di poesia nella sezione di poesia inedita, per incoraggiare, diciamo, uno spirito anche confidente nel futuro. Vorrei dire, perché questi sono anche i riscontri che abbiamo, che moltissimi sono i giovani o i giovanissimi che partecipano al premio. Noi giustamente guardiamo con un certo occhio critico le nuove tecnologie, che sono strumenti importanti, ma nei quali non bisogna affidare tutta la propria esistenza. Per i giovani, che ripeto, guardiamo con grande criticità, dedicano sovente, grazie al cielo, appunto, alla scrittura poetica. Perfetto, perfetto, Presidente. Allora io vorrei che noi ci salutassimo dando un po' i contatti della vostra fondazione. La ricordiamo, Fondazione Mario Luzzi, noi siamo in contatto con Mattia Leombruno, che è il suo presidente. Sì, per tutti coloro, gli autori che per qualsiasi ragione, per le proprie pubblicazioni o anche per confronti, vorrei dire, tecnici sul contesto editoriale in generale, volessero rivolgersi a noi, lo possono fare attraverso la nostra fondazione, quindi consultando il nostro sito internet, che è marioluzzi.it. E vorrei dire che, oltre alle attività che giustamente rammentavamo nella nostra intervista, cioè l'enciclopedia, noi già a partire da settembre-ottobre lanceremo nuove iniziative dedicate al mondo della scrittura, fra le quali appunto un albo nazionale degli scrittori, che sarà, come suggerisce, insomma, il termine, un soggetto preposto al mondo della scrittura in generale, il cui sito in allestimento è albo scrittori.com. Perfetto, noi la ringraziamo per aver accettato il nostro invito ed essere stato qui con noi questa sera in trasmissione. Le facciamo tanti in bocca al lupo per il premio, per la selezione, che vinca il migliore. Certo, speriamo. Grazie a voi e un saluto ai vostri spettatori. Grazie, grazie. A lei, buona serata. Grazie, buonasera. Salutiamo il presidente Leombruno. Che ne pensate voi della poesia, della cultura in Italia? Chiedo ai nostri ospiti che sono qui live e anche alla redazione. Com'è messa la cultura in Italia, secondo voi?
Beh, forse l'unico che può dirci veramente qualcosa sì, no, Luigi, secondo me è Luigi, perché scrive, Luigi ricordiamolo, è uno scrittore sì, anche. Anche. No, secondo me la poesia italiana è latitante, non c'è. Che vuol dire? Non c'è. Secondo me al momento non c'è, o si copiano scrittori 800, 900. Ma tu dici che non c'è più ispirazione, non c'è più guizzo creativo. No, questa naturalmente è una mia opinione personale. Giorgia fa una faccia strana, non sei d'accordo? No, Giorgia. Assolutamente no. Per me ci sono delle voci, devo dire, molto interessanti, che però stanno, diciamo, in un contesto un po', come dire, underground. Molto probabilmente non hanno nemmeno i mezzi per poter emergere. E quindi, cioè, con questo io penso di aver detto tutto. Io non penso che a questo paese manchi minimamente la creatività, ma in nessun modo. Per me quello che manca è la possibilità, e con questo penso di essere stata esaustiva. Cioè dici che comunque lo Stato in genere non facilita e non punta sui talenti emergenti. Ma non è semplicemente un discorso di lamentela comunque riferita agli incentivi da parte dello Stato, oppure editori che non si sentono di scommettere su quel talento emergente. È un discorso comunque, cioè, che fa parte di tutto il contesto italiano di questo momento. Quando c'è grossa crisi, trasversalmente tutto il mondo, parliamoci chiaro, secondo te dove vanno ad operare i tagli? E anche il problema comunque dell'insegnamento della storia dell'arte nella scuola ovviamente, certo, è stato un classico esempio. Cioè quando c'è fame, perché parliamoci chiaro, cioè questo paese, cioè, che una volta navigava nell'oro, adesso comunque sta ridotto all'astrio. Navigava nell'oro magari. Ma negli anni 80 io ho buoni ricordi personalmente, cioè si respirava comunque un'aria diversa, con tutto che non ritornerei per un fattore culturale in nessun modo agli anni 80. Io appartengo comunque culturalmente agli anni 90, perché mi sono formata, diciamo, in quella dimensione. Però diciamo che prima c'era grossa prosperità e non si pensava al futuro. Cioè abbiamo fatto la fine ovviamente della cicala e la formica, no? Ovviamente facendo la fine della cicala. In questo momento chi per noi sta decidendo di operare dei tagli alla cultura, perché la situazione è grave, e quindi molti editori, magari anche di buona volontà, non si sentono di mancare i fondi. Esattamente, sì, perché comunque è un investimento, e quindi sull'investimento come fare per trovare i soldi? Perché per me, dal mio punto di vista, cioè io conosco molti scrittori e sono in contatto comunque con molti artisti, la vena creativa non manca, ve lo posso garantire, e l'Italia non è un paese di ignoranti, ve lo posso garantire. Ne siamo convinti. Per sì. Cui cioè, il problema, diciamo, è altro in questo momento. Gli italiani non leggono? Chi lo sa? Beh, insomma, alla fine si vedono sempre in giro persone con i libri, dal mare. Per me c'è una grossa ripresa, basta pensare a iniziative culturali legate comunque al libro, no? I vari saloni del libro, il tipo di affluenza che c'è al salone del libro, cioè non intendo semplicemente saloni internazionali, ma anche c'è comunque fiere di piccola e media imprenditoria editoriale, come si fanno per esempio nel Lazio, nell'Emilia Romagna, per cui c'è l'interesse. Il problema è l'investimento, tutto qui. Però secondo me, per quanto riguarda la poesia, come dico sempre, mi diverto anche a dire questa cosa, quando entrate nelle librerie lo scaffale della poesia lo trovate vicino al bagno, in una piccola libreria di 1 metro per 2, significa che non siamo non più interessati richiesta. Alla poesia. No, perché? Perché forse la poesia di una volta ci ha annoiato, ce l'hanno infilata nella testa alle scuole medie e la rifiutiamo, mentre invece esiste la poesia contemporanea, che secondo me, anche se i cantanti, almeno quelli che ho conosciuto io, non sono d'accordo, secondo me la poesia è nelle canzoni, quindi si può, ecco, e quindi si può riportare il testo di una canzone sotto forma di poesia. È questo che ho fatto io, infatti io partecipo al premio Luzzi. I nostri cantautori, come esatto. Già anche, non so, dico un nome su tutti, insomma, Baglioni, ma anche qualsiasi altro, hanno dei testi che sono scritti da loro piuttosto che da altri, che sono delle poesie in musica a tutti gli effetti, no? Devo dire, ma anche Luigi Fiore, che appunto sta ragazzi, pubblicità no, occulta. È vero, dai, diciamo, lui partecipa al premio Luzzi, sì, vero Luigi? Sì. Io ho due bambine piccole che ascoltano Amy Schilla, no? È un rapper italiano, giovanissimo, ma veramente giovanissimo. Effettivamente io ascolto le canzoni e lì ritrovo un po' di poesia, perché di musica c'è ben poco nel rap, no? Però vedi, tu sei un genitore che in qualche modo incentiva queste cose, ma quanti genitori lo fanno?
Io questo non lo so, io lo incentivo perché è una cosa che mi piace leggere, mi piace che le mie figlie leggano, però devo dire che ultimamente mi è sembrato, come dicevi te Fabiana, che effettivamente la gente con i libri in mano si rivede. Si vede, no? Si vede dappertutto, sì. Ma non parliamo solo di Roma, parliamo un po' di tutta Italia. Tutta Italia, sì, io credo che il momento del libro sia anche un'evasione, perché in questo momento uno ha tantissimi pensieri, pensieri economici, la malattia, il momento in cui legge il libro è un momento in cui si rilassa, forse prima tutta questa esigenza di evadere dalla realtà non c'era e si è ritrovata adesso che la realtà è diventata più dura effettivamente rispetto ai famosi anni 80 di cui parlava lei, no? Silvia, che ne pensi? Vedo che tu senti... Sì, stavo anche riflettendo sull'argomento della difficoltà di trovare gli investimenti e quindi ho pensato sia insomma all'argomento che vorrei affrontare oggi, che delle start-up innovative, sia anche delle opportunità che in realtà ci sono ma che a volte non sono neanche conosciute. Vi faccio un esempio che Invitalia ha promosso... Non ci anticipare troppo, che tu sei il prossimo intervento, okay. Ma non ci anticipare troppo. No, vi dico solo che Invitalia ha promosso una serie di finanziamenti rivolti a nuove iniziative e molti finanziamenti non sono stati erogati perché le domande sono state insufficienti. Questo è un problema grande di cui poi parleremo. Esatto, e questo fa riflettere anche sul fatto che non c'è abbastanza, diciamo, conoscenza anche delle opportunità che in realtà non c'è divulgazione. Non c'è divulgazione da una parte, esatto, e neanche poi l'interesse a voler conoscere effettivamente poi le opportunità che ci sono, perché comunque di opportunità ce ne sono, non è soltanto, diciamo, il buio di questo periodo. Assolutamente. E sicuramente c'è la realtà economica di adesso, è difficile, però ci sono anche delle buone opportunità, anzi proprio perché è un particolare periodo, chi ha delle buone idee, buone iniziative, anche una forte motivazione può trovare la sua opportunità di realizzarla. Andrea, che ne pensi? Ma io credo che ci sono buone possibilità per esprimersi. Sei d'accordo anche tu quindi, sì, su questo? Sì, sì. Forse è complicato arrivare all'usufruitore. Ma non sta cambiando qualche cosa? Avete una percezione di cambiamento? Sì, probabilmente ci sono altri modi a cui arrivare, quindi anche il libro cartaceo comincia a avere difficoltà. Però c'è l'ebook. È l'ebook, io per esempio non è che lo gradisco tanto l'ebook, a me piace avere il libro in mano, piace sentire l'odore. L'odore della piace carta, lo vedi, no? Lo scrivi, lo sottolinei. Io scrivo e mi piace scrivere prima sulla carta e poi sul computer, non riesco neanche a fissare un pensiero. Vabbè, noi facciamo parte ancora di quella generazione, però i ragazzi vedo che adesso invece lo utilizzano. Infatti è giusto probabilmente, se la nuova generazione deve arrivare così va bene. L'importante è che si legga. Sì. Io vorrei chiedere anche ai nostri ospiti che sono qua, che in realtà sono qui dietro il pubblico silente, gli ascoltatori live qua, che ne pensate? Abbiamo un gran bel pubblico stasera, devo dire. Avvicinatevi, fate, se volete non dite i nomi, ci serve la vostra opinione perché vogliamo sapere cosa ne pensano gli ascoltatori di questo e voi qui in qualche modo li rappresentate. Io penso che l'arte e la creatività non moriranno mai perché fanno parte della natura dell'uomo. Quindi penso che ogni epoca e ogni società dia degli input creativi e questo ci sarà sempre eternamente. Sicuramente sono cambiati i modi per esprimersi e quindi anche questo è una questione di creatività, bisogna trovare anche gli strumenti nuovi e innovativi per potersi esprimere liberamente trovando il giusto canale. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a voi. Non vuoi venire? No, grazie. No, ci sono altri che ascoltano e non vogliono venire. Non mordiamo però, non mordiamo. Va bene, vediamo se la ricominciamo dopo a venire qua al microfono. Intanto io direi, ricordiamo i nostri contatti. Sì, 333-722-8547, la nostra mail italianbabylon@gmail.com. Mi raccomando, seguiteci sempre anche su Twitter e sulla nostra pagina Facebook italianbabylon.net. Next Stop Babilonia. Mi facevano prima presente che mandate messaggi a tutti tranne che a me. I radioascoltatori. Dai il tuo numero se vuoi. No, però come possiamo risolvere questo problema? Non lo so. È geloso perché dice che in diretta ci arrivano, mandano e arrivano i messaggi a noi e non a lui. Come
si può fare? Non lo so, possiamo parlarne. Lanciamo un appello. Ecco. A fine serata sempre. Va bene. Perché non sanno di cosa parlerai dopo. Dopo il consiglio. Perciò ho detto a fine serata, dopo il consiglio. Va bene, io vorrei prima della musica però ringraziare ancora il nostro sponsor che è la Beautylena. Ricordiamo il sito che è www.beautylena.com. Beautylena è un'azienda che si occupa di portare il benessere consentendo ai suoi clienti di migliorare l'aspetto fisico e superare inestetismi di vario tipo. Lo fa grazie ad un dispositivo che è piccolo e molto maneggevole, si può portare sempre con sé, un centro benessere piccolo sempre a portata di mano. Grazie alla Beautylena e in tutta Italia potete connettervi con www.beautylena.com per saperne di più. Alessandra, musica. Musica. Been a soldier, try and make this work. But you keep saying that I act like a jerk. And as the days go by, I need some advice. 'Cause everything I know keeps falling apart. Sometimes I worry that these words will slip away. It's never been this hard to say. Eccoci ritornati, sì. Siamo qui, ricominciamo subito, assolutamente. Con la nostra ospite Silvia Mascali, abbiamo detto dottore commercialista e revisore legale, giusto Silvia? Sì, esatto. Con te stasera parliamo di idee, possiamo dirlo, di idee innovative e di cosa ci parli? Di startup, giusto? Ci dà una ventata di ottimismo in questo momento di crisi, che poi è nella nostra politica, sì, no? Esatto.
Beh, diciamo che il mio lavoro, innanzitutto, sapete benissimo, è un lavoro un po' particolare e difficile, perché solitamente tutti quanti attribuiscono il commercialista all'esattore, no? Come se siamo noi che riscuotiamo le tasse. E dall'altra parte siamo anche vessati dall'Agenzia delle Entrate, perché con tutti questi adempimenti. Ma in realtà il ruolo del commercialista è un ruolo che va molto oltre, che innanzitutto tende ad assistere veramente alla nascita di un'impresa, allo sviluppo e quindi di idee, e anche un ruolo importante nella motivazione, cioè nello spingere il fattore motivazionale soprattutto dei giovani. Io oggi infatti voglio parlare proprio di questo, delle cosiddette startup innovative, che sono quelle nuove giovani imprese che stanno per avviare una nuova attività, e la cui caratteristica ovviamente è quella di produrre servizi e prodotti innovativi. Devono avere insomma questa caratteristica dell'innovazione. Che cosa intendi per innovazione però, Silvia? Allora, ci sono due accezioni. Perché sembra detto così che devono inventare qualcosa di inesistente, quindi sembra una cosa molto molto difficile. Allora, in realtà c'è un decreto legislativo che lo stabilisce in modo chiaro chi sono le startup innovative, quindi c'è una interpretazione dell'assonime che poi vi dirò dopo, che è un po' più ampia. E il decreto, che è la legge che ovviamente limita l'ambito delle startup innovative. Secondo questo decreto, che è il decreto 172 del 2012, le startup innovative sono esclusivamente quelle società che operano nel settore tecnologico altamente quindi innovativo, nel settore pure sociale, nel settore aerospaziale. Quindi anche noi saremmo una sorta di startup, no? Anche questa radio. Insomma, ancora no, dovresti ancora inventare. No, per capirci un po'. Allora, cercare di far capire meglio, diamo degli esempi pratici. Allora, un esempio pratico, quando parlo del sociale, è il Digital Coach Life, per esempio, che è una nuova figura che si sta sviluppando sul web. In sostanza c'è un vero e proprio consulente che ti dà una serie di consigli su come vivere la tua vita e il tuo benessere nel migliore dei modi, inserendo delle tue caratteristiche. Ci sono dei test da fare, delle domande a cui rispondere. Benessere psicologico, non è solo psicologico, ma tutto l'ecosistema, quindi anche il benessere fisico, alimentare, esatto. Anche addirittura ti dà pure consigli su come vestirti in base al tuo umore, al tuo carattere. Gradi. Sì, regola, sì. Diciamo un po' da consigli sul tuo stile di vita, possiamo dire. E questo è stato considerato uno startup innovativo, per esempio, anzi addirittura è tra le classifiche di Startup Italia sul sito, che potete andare a vedere di tutte le startup innovative. Dove le vediamo? Possiamo dare intanto qualche riferimento? Esatto, Startup Italia, c'è tutta www.startup Italia, dovrebbe essere, c'è una classifica di tutte le startup che sono in Italia. Ricordiamo, startup è scritto STARTUP, giusto? Esatto, start come sta per inizio. Sì. Esatto, app avvio, cioè, certo, ovviamente sì. Purtroppo la considerazione amara è che è sempre il nord quello che ha le maggiori possibilità, perché le startup sono più concentrate. Perché secondo te manca la volontà, manca la conoscenza? Perché è tutto, c'è questa Italia a tre velocità, un po' divisa in due su questo. Allora, beh, sicuramente perché aiuta anche l'ecosistema intorno, quindi è chiaro che il nord è sempre stato il settore più altamente sviluppato dal punto di vista delle imprese, e quindi c'è anche un personale qualificato che viene attratto lì, e ovviamente è poi un effetto a catena che consente poi anche di favorire lì le idee, diciamo quelle migliori. Ma anche una persona che magari un'idea innovativa poi decide di rivolgersi, no, verso un settore dove comunque può avere maggiori possibilità, e quindi magari se al nord ovviamente ha fatto sempre da traino nell'economia, si continua sempre a rivolgersi un po' verso noi. Però ci sono anche nel Lazio dei casi, non è che mancano al sud. Tu dici che al sud mancano i riferimenti, cioè se ancora una persona ha comunque un'idea, poi trova difficoltà nel renderla reale, perché non sa a chi rivolgersi, non sa in che modo svilupparla. Anche per la convinzione che comunque la potrà realizzare invece in un contesto migliore. O forse perché qualcuno magari gli dice no, non lo fare, no, ma che fai, ma che dici? Ecco, in questo senso può trovare in un sito, ecco, i riferimenti online, quella guida che non trova fisicamente nel proprio posto? Che poi invece in realtà chi ha il coraggio di innovare invece in una realtà dove
ci sono poche aziende. È ancora più fertile, secondo me, no? C'è ancora più possibilità. Esatto, infatti ci sono stati dei casi comunque che hanno consentito ad alcuni che sono stati innovatori, come questo digital coach che mi sembra che sia delle... se non erro dovrebbe essere calabrese questo, che comunque è riuscito a realizzare questa sua idea innovativa. Diciamo che le idee ci sono dappertutto, no? Cioè, le menti ci sono, esatto, dappertutto, magari, esatto, quello che manca dall'azione in giù sono probabilmente le conoscenze, come dice Fabiana, i punti di riferimento. In esatto. questo però ci aiuta il web, come lei dice, esatto. perché basta che loro comunque si collegano sul web e trovano magari quegli aiuti e iniziano la questo strada. Percorso, esatto, no? Esatto. Parlando proprio di strada, se, cioè parlando praticamente, se io avessi un'idea che rientra fra quelle catalogate innovative, quali sì. sono proprio metodicamente gli step da, sì. da seguire? Allora, intanto vi dico subito che comunque le startup innovative devono avere dei requisiti anche giuridici ben precisi, quindi ok, bello parlare di innovazione, di idee, tutto, però si devono rispettare in realtà dei requisiti ben precisi. Ok, parliamo quindi, allora prima innanzitutto, ecco, dei requisiti. Esatto, parliamo sì. dei requisiti e poi anche di tutte le possibilità, sì. perché altrimenti sembra che startup innovativa, insomma, chiunque possa accedervi. Esatto, certo. sì, invece non è così. Come dicevo, il DL ha introdotto dei requisiti ben precisi, che sono quelli innanzitutto, vabbè, bisogna avere la sede in Italia, bisogna diciamo non aver operato per più di 48 mesi, quindi soltanto chi è giovane, chi nasce adesso, e poi ovviamente devono anche avere il requisito dell'investimento sulla ricerca e sviluppo. Questo deve rappresentare il 15% del maggior valore tra il valore della produzione e i costi della produzione. Questo significa che se io ho un valore della produzione, che significa ho dei ricavi di 100, almeno 15 devono essere investire investiti in ricerca. Reinvestiti, esatto. tu dici, ricerca. In ricerca. Devono essere innovazione. Necessariamente reinvestiti in ricerca. Poi c'è un altro requisito importante, che è quello del personale, che deve essere altamente qualificato. Questo, anzi, ci fa onore, e poi anche importante, certo. perché così aiuta e facilita anche l'occupazione Ferma di giovani laureati. Cervelli anche. Esattamente, perché la norma prevede che debbano essere dottorati di ricerca, almeno un terzo di tutto il personale dipendente, oppure in alternativa due terzi devono essere tutti dottori laureati. Quindi comunque la startup innovativa deve essere costituita da collaboratori, amministratori, da dipendenti che siano altamente, diciamo, qualificati. Questo è un requisito. Oppure in alternativa ci deve essere un vero e proprio brevetto, un diritto di inventiva, quindi ci deve essere un'invenzione che deve essere brevettata e protetta, e anche questo è un requisito alternativo, comunque non, nel senso, può essere alternativo a quello dei dipendenti. Oppure alternativamente ci deve essere comunque uno sviluppo, diciamo, inteso verso un settore che sia altamente tecnologico, e quindi, come dicevo prima, aerospaziale piuttosto che biotecnologie, e quindi settori della ricerca sanitaria, e quindi comunque settori non facilmente comuni, ma anche comunque il digitale. Non stato... comuni, però è importante, perché sì. si tratta di settori nei quali è difficile emergere, anche se ci sono effettivamente i cosiddetti cervelloni, perché appunto non si hanno i mezzi, non si hanno a disposizione mezzi economici per vari motivi, quindi è esatto. una cosa importante questa. È importante perché le startup sono state, diciamo, concepite proprio per aiutarle a realizzare i loro progetti. Questo significa che una startup avrà delle agevolazioni sia fiscali, sia in campo finanziario, che anche a livello, diciamo, di ricerca e quindi di reperimento delle risorse. Infatti ogni startup potrà avere degli incubatori cosiddetti certificati, che sono dei veri e propri laboratori che mettono a disposizione le loro strutture con la strumentazione adatta, con le risorse, quindi anche umane, il reperimento dei capitali, e quindi c'è un incontro, diciamo, fertile di risorse, di capitali e ovviamente anche di strutture adatte, con anche tutta la strumentazione necessaria per sviluppare questo prodotto. Quindi la cosa interessante, sicuramente il progetto è ottimo, i limiti sono, diciamo, la durata che è temporale, è soltanto diciamo riconducibile al 2013-2016,
quindi tutte le agevolazioni previste, tutte, diciamo, anche le detrazioni previste per chi vuole investire per le start-up, purtroppo finiranno nel 2016, quindi in realtà quindi bisogna sbrigatevi, se avete delle idee sbrigatevi. E questo è un po' il controsenso delle start-up, perché invece le start-up, proprio perché devono avere un alto valore tecnologico innovativo, avrebbero bisogno sicuramente di maggiori... Ma sono fondi italiani quelli che vengono usati per questo, o fondi provenienti dalla comunità europea? Non necessariamente, anche dalla comunità europea. Ma vengono erogati? Oppure ti risulta che magari una parte di questi fondi vengono non assegnati, e quindi, perché girava una voce per cui dei fondi dedicati proprio a questo non venivano assegnati per colpa della burocrazia, e venivano rimandati indietro, dove tra l'altro l'Italia doveva pagare anche una multa perché non l'aveva... Sì, questo è accaduto, diciamo, non però per le start-up innovative, nel senso che adesso le start-up sono iniziate proprio nel 2012, quindi recentemente, sì. E al momento sono previsti dei fondi di garanzia. Questi fondi di garanzia consentono di reperire il capitale e finanziamenti, diciamo, a basso costo, e soprattutto danno a fondo perduto l'80%, quindi facendo incidere soltanto sull'investitore il 20%. In più si accompagna questa detrazione di cui parlavo prima, cioè l'investitore che decide di, diciamo, di investire, quindi di mettere il capitale proprio a disposizione di una startup innovativa, quindi per la realizzazione di un progetto, potrà detrarsi ben il 19% dal suo reddito, cioè il 19% dell'investimento che ha destinato a queste start-up. Quindi detraibile. Diventerà, diciamo, detraibile. Parzialmente. Stessa cosa anche per le società. Se una società vuole investire per una startup, avrà una detrazione dal reddito che sarà pari, un po' più alta, il 20%, fino a 1,8 milioni insomma, di euro. Il vantaggio è duplice, perché da una parte il conferente ha questa, diciamo, deduzione, e dall'altra invece la società che ha questo, diciamo, investimento, che riceve questo investimento, può emettere pure degli strumenti finanziari e utilizzarli e metterli a sua volta nei confronti dei lavoratori dipendenti. Quindi i lavoratori dipendenti, i collaboratori, anziché ricevere dei compensi in denaro, possono invece avere questi strumenti finanziari, che hanno il beneficio altrettanto di non essere tassati e di non essere soggetti a contributi. Quindi in realtà il vantaggio è sia per chi investe, sia anche per chi lavora per le start-up. Detta così può sembrare, funziona, nel senso, esatto, come possiamo dire, una leva per l'economia. Esatto, in questo momento sembra questo. Esatto, poi si aggiunge anche l'aspetto fiscale delle società proprio in start-up, ovvero dei crediti d'imposta, che rappresentano delle vere e proprie, diciamo, forme di liquidità, perché consentono di abbattere le tasse, quindi il carico fiscale. Chi ha del personale altamente qualificato, per esempio, godrà del 35% del credito d'imposta da utilizzare, quindi significa che se avrà delle tasse, queste tasse, anziché essere pagate quindi con un esborso finanziario, verranno versate con la compensazione di un credito, quindi non ci sarà una fuoriuscita di cassa, quindi finanziaria. Oppure chi diciamo sostiene dei costi che man mano vanno in aumento negli anni, dal 2014 al 2016, avrà addirittura il 50% del credito d'imposta. Questo in effetti si dovrebbe realizzare nell'arco di 3 anni con una vera e propria diminuzione del carico fiscale, cioè non è una cosa che in Italia, dove le tasse tartassano, sì, è la cosa che spaventa di più, quindi questo può essere un importante incentivo. Sì, in Italia abbiamo un alto carico fiscale, forse il più elevato, uno dei più elevati sicuramente nel mondo. Sicuramente sì. A fronte però dei servizi non altrettanto elevati, questo è un gap che stiamo cercando di... Questa è una realtà effettiva, quindi c'è un alto carico fiscale che effettivamente non è sostenibile attualmente dalle giovani imprese, e questo sicuramente aiuta, se poi anche viene combinato anche con la forma societaria, quella della SRL semplificata, la cosiddetta società a un euro, sia responsabilità limitata, però a un euro, cioè anziché dover necessariamente deliberare e sottoscrivere un capitale di 10.000 euro, si può anche sottoscrivere
scrivere capitale di un capitale euro. Di un euro, anche se con, certo, un euro in realtà non potrai neanche costituire la società, perché, vabbè, comunque però, è un modo di dire che sì, è accessibile a tutti, non solamente a chi ha già un capitale di partenza. Sì, sicuramente finito la startup può funzionare, perché effettivamente si può mettere un capitale ridotto, anche, esatto, minimo, che consente di costituire la società. Ci si rivolge agli incubatori, diciamo, certificati, che consentono poi di reperire le risorse, mettono a disposizione i loro immobili e addirittura anche fanno questo cosiddetto work for equity, cioè ovvero attraggono il capitale e lo riemettono ai lavoratori, e quindi si crea sicuramente un circuito positivo. Certo. Ci sono limiti di età? No, per le start-up sia innovative, in entrata, che, cioè, nel senso, no, sia, no, troppo giovani o troppo anziani? No, in realtà non viene messo in evidenza la componente questa dell'età. È un'ottima cosa, no? No, perché le idee innovative le possono avere anche gli adulti. Esatto. Certo. Allora, prima si parlava, diciamo, di finanziamenti rivolti alle donne al limite dei 35 anni. Ci sono, è vero, questi finanziamenti che hanno il limite di rivolgersi soltanto a un pubblico femminile che ha meno di 35 anni, ma ci sono anche finanziamenti invece che non considerano questo limite di età. Quindi scusami, chi dovesse avere un'idea innovativa, però detto francamente non ha soldi, può accedere a questi finanziamenti, ok? Però sempre deve rientrare in queste categorie. Sì, ovviamente se parliamo di startup innovative deve rientrare in questa categoria, okay, anche se, dicevo, è un per concetto il finanziamento in evoluzione. Scusami, forse non mi sono espressa bene, per il finanziamento, per avere un finanziamento chi all'inizio ha un'idea brillante, rientra nella categoria della startup innovativa, però veramente non ha soldi, può accedere a finanziamenti europei? Sì, ci sono anche finanziamenti che non riguardano le startup innovative, cioè ci sono vari finanziamenti che possono essere erogati, per esempio prima parlavo di Invitalia, che si è rivolta sia a startup innovative ma sia anche a giovani, diciamo, imprenditori che hanno avviato un'attività, quindi non ci sono. Senti Silvia, ci stai praticamente aprendo un mondo veramente vasto, vuoi dare qualche riferimento per chi è interessato a saperne di più? Senz'altro. Allora, io sono, ripeto, la dottoressa Mascali, che lavora e opera, diciamo, qui a Roma. Vi do il mio numero di telefono per chi sarebbe, diciamo, chi se hai anche un sito, quello che tu ritieni opportuno, mail, per, esatto, chi vuole sapere di più. Ok, allora la mia mail è studiomascali.ct@gmail.com. E io opero anche con altri professionisti, quindi con una rete di professionisti che anche loro sono indirizzati in settori interdisciplinari, quali la consulenza aziendale, la consulenza finanziaria, nonché anche contabile e legale. Quindi, insomma, potete rivolgervi a me e poi, a secondo del caso, dell'esigenza, voi ovviamente sarete voi anche indirizzati direttamente anche a questi altri consulenti. Posso fare una domanda? Sì, volevo chiedere una cosa. Questi che tu chiami incubatori, no? Sì, che sarebbero, sì, praticamente delle strutture, dei laboratori che mettono a disposizione le loro tecnologie per queste start-up. Sì. Ricevono i finanziamenti anche quelli? Sì, esattamente. E li erogano alle start-up o no? Mettono soltanto a disposizione la tecnologia? No, loro li devono erogare nei confronti delle start-up. Hanno questo vincolo. Loro possono ottenere dei finanziamenti, li devono erogare nei confronti delle start-up e anche loro hanno delle agevolazioni che sono sia fiscali, quelli di cui abbiamo parlato prima, e anche societari, per esempio non pagano i diritti camerali e di bollo tutto l'anno alle camere di commercio. Si tratta di somme che possono variare dai 1.000 ai 1.500 euro annui, però anche loro devono rispettare dei requisiti. Ovviamente. Sono dei requisiti che poi funzionano proprio con un sistema appunti che viene poi determinato dalla Camera di Commercio. L'amministratore ha la responsabilità di autocertificare che ci sono tutti i requisiti e poi la Camera di Commercio provvederà a controllare con questo sistema appunti, farà una graduatoria e dove verranno poi iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese. E questo come si fa? Sempre tramite questo sito startup.it? No, startup.it vi dà soltanto la possibilità di vedere, riconoscere le realtà, assolutamente no, bisogna rivolgersi a un dottore commercialista innanzitutto, e poi magari appunto iniziare a preparare e a predisporre la domanda per elencare queste serie di requisiti che devono essere rispettati e mantenuti per poter ottenere un alto punteggio nella graduatoria. Poi si presenta la domanda telematica, che sarà sempre un compito del commercialista. Telematica, quindi su un sito?
E il sito è una camera di commercio, ma non è un sito vero e proprio, è un portale, un portale che, dove ovviamente può operare chiunque, ma opera il dottore commercialista, certo, piuttosto che anche altre società di consulenza, e quindi poi man mano vengono effettuate queste pratiche e poi sarà la camera di commercio a fare la graduatoria, questo per gli incubatori comunque. Abbiamo toccato un mondo vastissimo, sì, vedo che interessa un po' tutti, al di là di Arianna che ha fatto le domande, c'è Andrea, tutti quanti così che sono. Sì, molto interessante effettivamente. Andrea, torniamo con te dopo la pubblicità, nel senso che adesso ricordiamo il nostro sponsor. Sì, ricordiamo il nostro sponsor, lo ringraziamo, la Biotilena, un'azienda che si occupa di portare benessere, consentendo ai suoi clienti di migliorare il proprio aspetto fisico e superare gli estetismi di vario genere. Tutto questo grazie a un dispositivo piccolo e maneggevole da portare sempre con sé. Di facile uso, il dispositivo Biotilena offre risultati visibili fin dai primissimi trattamenti. Un piccolo grande centro benessere è sempre a nostra disposizione. Per informazioni digitare www.beautylena.com. Ringraziamo ancora il nostro sponsor. Io direi ricordiamo anche 333-722-8547 per comunicazioni, oppure italianbabylon@gmail.com. Vi ricordiamo che è tratta dal sito www.italianbabylon.net. Next up, esatto. Babilonia. Brava. Hai studiato? Adesso ricorda 10 e lode. Dai, ricorda Twitter, anzi Giorgia, ricordalo tu, Twitter e Facebook, vediamo se ha studiato la Giorgia. Adesso basta che andate sul nostro sito, andate nella sezione contatti e trovate tutto quello che vi interessa. Com'è che Luigi si defila sempre quando sono andati i contatti? Perché mi stanno arrivando i messaggi, allora mi stanno smistando la posta. Bene, allora un po' di musica e poi torniamo musica, dopo con esatto. Andrea. Torniamo dopo con Andrea, musica. Thank you.
eccoci tornati. Qui c'è una discussione in atto tra startup, fertilità, si sta parlando di tutto. Andrea, però, adesso è il tuo turno. Tu sei un esperto di biocompatibilità e armonizzazione ambientale. Così dicono. Dicci, raccontaci di più. Il titolo sembra un po' strano. E infatti chiariamo che cosa significa proprio biocompatibilità. Allora, biocompatibilità è praticamente prendere un ambiente, analizzarlo e capire se ha le possibilità per far vivere gli abitanti in una maniera serena, armoniosa, vitale, insomma, una sorta di... Come questo studio questa sera. Beh, non è proprio questa le condizioni, sono veramente scarse le mie compatibilità. È colpa di Luigi che ci sta facendo morire di caldo, perché diciamo, ce lo siamo tutti qui proprio boccheggiamo. Beh, gli spazi in cui viviamo non sono più un granché, soprattutto quelli piccoli, cittadini. Piccoli, assolutamente piccoli. Oltre che piccoli, è pieno di tante aggressioni, noi definiamo aggressioni. Non siamo più in un ambiente naturale, in una situazione ottimale, ci difendiamo con le unghie, però i nostri spazi sono un po' difficoltosi. Abbiamo tantissime comodità che ci procurano congestioni, quelle che chiamiamo elettromagnetismo, inquinamento chimico, sonoro, tanto per essere chi è, tema. Chi è colpa di Silvia? È colpa di lui, no? Cioè, colpa secondo te di chi può essere Luigi? Colpa? No, c'è un telefono abbandonato sull'altro tavolo, non si sa di chi è. Ma vabbè. Che dicevi? Tante situazioni che non mettono a proprio agio il benessere degli abitanti. O anche nei luoghi di lavoro, per cui quando parliamo di spazi e luoghi di energia dobbiamo pensare sia dove abitiamo, che dovrebbero rappresentare il luogo, la tana, cioè dove recuperare, rigenerarsi dopo giornate difficili, e spesso non lo sono. E anzi, a volte sono un motivo di ulteriore stress. Di solito sì, perché poi c'è anche chi va al lavoro per riposare. Sì, non è una battuta. No, non è vero, è molto, molto importante questo fatto. Ci sono molte persone che preferiscono allontanarsi dalla casa proprio perché in qualche modo sentono che questa abitazione non gli fa bene, però non riescono a capire il motivo. Noi a livello animale avremmo queste sensazioni, diciamo che la parte femminile, le donne sono avvantaggiate in questo, quindi lasciano più spazio alle informazioni, quindi voi entrate in uno spazio e subito vi rendete conto che c'è qualcosa, sì, che non c'è, va. Comunque c'è la sensazione che al di là donne e uomini, cioè a volte entrando in una casa si ha una sensazione di positività, sì, negatività, sì, di freddezza piuttosto che di calore. Sì, sono tutte informazioni che arrivano. E questo a che cosa è dovuto? È dovuto, c'è proprio una questione tecnica, è un senso che noi abbiamo abbandonato, il famoso sesto senso che appartiene ai bambini fino a 3-6 mesi, 3 anni circa, e agli animali rimane uno degli organi che riceve più informazioni, per cui ci sono alcune realtà sensoriali che sono state completamente abbandonate. Perché non ho più utilizzate, non ho ritenute più necessarie. Ma vale anche per le persone, le famose sensazioni a pelle, che vengono volgarmente chiamate assolutamente, così. Assolutamente, perché dobbiamo pensare che comunque tutte queste vibrazioni sono di carattere elettromagnetico e noi abbiamo degli elementi percettivi, sensoriali, che arrivano queste informazioni. Purtroppo le nostre menti strutturate fanno le censurano. Sì, non le danno più importanza, per cui fanno passare le prime informazioni, dopodiché passano oltre. E questo è un male comunque, perché se nascono come sesto senso, chiamiamolo così, anche se è improprio il termine, nascono per una salvaguardia, no, della persona. Assolutamente, sì. Beh, basta osservare gli animali domestici, giusto? Sì, loro, certo, occupano dei posti piuttosto che altri, sì, cani, gatti forse ancora di più. I gatti ancora di più, anche se poi questa cosa ai gatti gli è costato caro, perché loro in realtà andavano a cercare dei luoghi che vengono chiamati geopatici, quindi ad alte... I nodi? Sì. I nodi di Atman. Esatto. Ne ha parlato Alessandro. Ho parlato io in una puntata. E quindi ai gatti è toccata una sorte triste. In realtà il gatto non è che... Però se li ricercano, può darsi. Ricordiamolo un attimo, sì, per chi, sì, non che c'ha... loro traggano beneficio. Sì, hanno un modo di metabolizzare diversamente le respirazioni del terreno. Per cui loro vanno a cercare, ma perché è una caratteristica del gatto. Il gatto, fra l'altro, fra le sue caratteristiche, anche quelle di assorbire problematiche del padrone. Per cui ha una grande capacità di assorbire delle situazioni, tra virgolette, negative e rielaborarle. Rielaborarle in che senso? Che ritrasmette negatività oppure le no, positivizza? Le trasforma.
cosa che fanno normalmente le piante e cosa che fanno normalmente altri animali. Cioè viene proprio una trasmutazione, cioè moltissime, anche noi siamo, abbiamo una altissima capacità di autoguarigione. Gran parte di queste aggressioni vengono metabolizzate dal nostro sistema, sono veri e propri condensatori di disturbi. Alcune piante, cioè tutte le piante lo fanno proprio per loro natura. Default. Sì. Alcune piante lo fanno di più, per esempio ci sono le piante grasse, quelle spinose, che hanno la grandissima caratteristica di condensare tutti i disturbi elettromagnetici. Il quindi sarebbe indiano, bene portare cactus in ufficio. Beh, esiste tutta una filosofia che... Ma magari il cactus no, almeno che non ci vuoi spingere il collega antivatico, però ci sono, però ci sono piante grasse. Magari sotto al tavolo, no, sotto una al tavolo, pianta no. grassa. Sì, sì, no, il cactus è benissimo, per carità. Sono molte cose che aiutano, cioè sono una filosofia specifica che si occupa delle piante a livello ambientale per condensare. Quindi diciamo tutti gli esseri hanno questa... Non ho capito però questa cosa dei gatti, bene, cioè i nodi di Hartmann sono dei nodi negativi? Allora, in natura, e loro in, vengono attirati, non ho capito bene. La premessa è che in natura non esiste niente di negativo. Mm-hmm. No, negativo nel senso di contrario di positivo, non negativo nel senso di... Diciamo, allora, utilizziamo la parola termine. Biocompatibile, mm-hmm. non biocompatibile. Sono respirazioni del terreno necessarie al sistema Gaia. Mm-hmm. Si derivano dall'incrocio di reti magnetiche. Queste reti magnetiche hanno diverse tipologie. Oggi nominiamo Hartmann per immaginario collettivo, in realtà sono state censite più di 9 reti che avvolgono il pianeta. Per cui queste reti energetiche, parliamo di energie, sì, di scambi energetici. Parliamo proprio di magnetismo, elettromagnetismo e magnetismo. Nei punti dove si incrociano queste reti si sviluppano queste sorte di respirazioni, chiamiamoli camini, mm-hmm. che vengono chiamati nodi. In realtà queste respirazioni fanno parte del sistema respiratorio di Gaia, però... È la Terra che respira, emette energia dal nucleo verso l'universo, eccetera. È un noi continuo siamo in scambio, mezzo. È un continuo scambio. Noi siamo in mezzo. Sì, ma questo scambio è necessario. Noi stiamo in mezzo, basta semplicemente non sostare su questi posti. La natura non lo fa, perché non crescono, non attecchiscono piante o alberi, solo se ce li mettiamo noi. È un classico. Alcuni magari crescono dal tronco, beh, si difendono, è un'autodifesa. Ma è un classico vedere la siepe compatta e in punti dove non cresce mai. Esatto. E noi sì. ci ostiniamo a farla crescere per forza in quel punto. Oppure ci sono degli animali o degli insetti, per esempio le api, che vanno a cercare proprio queste radiazioni per sviluppare una quantità di lavoro superiore. Si dice per esempio che dove ci sono lucciole piuttosto che farfalle è un ambiente pulito, sì, in gergo, sì, sì. Cioè dove svolazzano... Sì, per pulito possiamo sia parlare di chimica, che ormai anche in... Che di inquinamento, è chiaro. Sì, inquinamento chimico, ma anche inquinamento elettromagnetico. L'inquinamento elettromagnetico sta mandando in tilt diverse tipologie di animali, soprattutto quelle che lavoravano con sonar, quindi con orientamento. I delfini, abbiamo visto delfini, anche ma tutti gli uccelli, per esempio, certo. Beh, a Roma, non so adesso negli altri posti, ma a Roma c'è un'invasione di merli, di cornacchie, gabbiani, di ma quello è il problema, che è facile cibo. Voglio vincere facile, invece di pescarlo vengono qui a mangiarcelo. Ci sono i pigridi, sì. Si stanno umanizzando, sì. Diciamo così, sì. Ascolta Andrea, quindi un po' in natura tutti hanno questo istinto. Tutti, ma anche noi l'abbiamo perso secondo te, perché non stiamo più in contatto con la natura, perché siamo sovrastrutturati? Sì, abbiamo perso il contatto da molto tempo. Alcune comodità hanno fatto sì che alcune nostre peculiarità non fossero più utilizzate. Abbiamo perso il contatto con la natura, abbiamo perso il contatto col cielo e tante situazioni. Si possono recuperare queste cose, perché in realtà sono latenti, non è una qualità particolare, va soltanto recuperata. Tra l'altro, uno degli organi proprio che si occupa di questa percezione è l'epifisi. Mm-hmm. Molti la ricorderanno perché produce melatonina. Esatto. E quindi l'orologio del sonno, quindi ha una proprietà estremamente particolare, ed è uno dei nostri problemi attuali. Il sonno è la cosa che più investe la civiltà. La mancanza di sonno, la mancanza di sonno, poi disturbi, il cattivo sonno, i disturbi del sonno, perché in realtà la melatonina non è che determina il sonno, favorisce un sistema che va a concludersi con un sonno profondo che dura quei 15-20 minuti. Purtroppo
noi facciamo quasi finta di dormire, nel senso dormiamo, riposiamo la struttura, però non raggiungiamo mai quel sonno profondo di 15-20 minuti che effettivamente è quello rigenerante, recuperante, che recupera. Certo, tu dicevi è possibile recuperare questo istinto, sì. In che modo possiamo farlo? Ci sono diverse possibilità, ci sono delle persone semplicemente che danno degli strumenti, danno delle informazioni, normalmente è molto semplice perché in un giro di un paio di giorni si riesce a recuperare questa cosa. Vogliamo ricordare che comunque tu stai tenendo dei corsi, sì, a tal proposito. Sì, sì, in tutta Italia l'azienda che si occupa di ricerca e di formazione, che è l'Eteres, fa diversi corsi in questo senso. Poi tu, come tutti gli altri nostri ospiti, ci darete di nuovo tutti i vostri, sì, contatti. Okay, prima per tutti i nostri ascoltatori, per chi vuole saperne di più, ci ridate tutti i contatti. Va bene, ok. Quindi ci dicevi che bastano un paio di giorni, poi alla fine. Un paio di giorni per quelli che noi definiamo togliere le tende. Togliere le tende a questa finestra. Sì. Diciamo che le menti strutturate hanno più difficoltà, perché sono talmente organizzate nel loro mentale che questa realtà percettiva non riescono a capirla. Per cui è sufficiente dare al mentale una serie di informazioni tecniche e scientifiche per far accettare questa realtà. I mentali poi vengono avvantaggiati in questa cosa perché poi mettono in campo tutta l'analisi logica. Certo. Nel percepire queste informazioni, però nel prima istanza vengono messe in difficoltà. C'è più resistenza, sì. C'è più sovrastruttura. C'è più sovrastruttura ed è quello che poi fra l'altro ha creato questa frattura fra scienza e questo mondo sottile. Sai cosa? C'è anche a volte un po' di scetticismo verso proprio se stessi. Capita a tutti noi di entrare, come diceva Fabiana, in un luogo e sentirsi in un certo modo piuttosto che in un altro, però poi subito rientra la razionalità di l'autocorrezione. Sì, no, ma sarà una mia fissazione. Oppure senti Andrea, volevo chiederti una cosa, ma chi è in contatto con animali? Persone che hanno ad esempio un animale a casa, o ci sono quelle persone che non hanno un buon rapporto con gli animali piuttosto che quelle che istintivamente invece hanno un ottimo rapporto anche con quello degli altri? Che indicatori sono questi? Ma avere il rapporto agli animali comunque determina una sensibilità spiccata verso un certo modo. L'animale, io dicevo nel rapporto con l'uomo, esempio, entro io in una casa e il cane mi abbaia, si allontana. Beh, ci sono tanti fattori. O piuttosto si avvicina, viene lì e ci coccoloso. Sono tanti fattori che forse non è giusto sempre dire che fanno parte di informazioni precise, perché l'animale poi ha anche degli istinti e delle reazioni. È chiaro che se vede sente una persona, perché il cane sente il cane e gatto, cane, insomma, quello gatto, che è, parliamo sente, degli animali però domestici. Ci sono persone che in maniera particolare hanno un'empatia, ovvero sì, anche certo. Gli animali, sì, quello più, che dicevo, magari di solito schivi, gli si avvicinano in maniera veramente. Beh, perché sentono una certa serenità. Senza armi, senza. Sì. Quindi l'animale che si avvicina comunque sente una positività. Sente la serenità, quindi non sente l'aggressione. La nostra paura normalmente viene letta come aggressione. Probabilmente un tempo anche noi sapevamo leggere l'aggressività dell'altro, sì, così a pelle. Anche le nostre mimiche facciali erano diverse, perché insomma. Certo. Il cane è un classico, ridere a un cane non è una cosa sempre perché si mostra i denti, per cui è il cane. Vero, per cui la nostra mimica cambia anche dovrebbe cambiare anche con l'animale. È vero, è vero. Beh, insomma, anche qui è un altro mondo vastissimo ed interessante, no? Da sì, scoprire. C'è un mondo. Andrea, tu avevi anche scritto un romanzo storico, sì, che sì. Si chiama Litus. Beh, Litus, questo sì. Ci fa capire che anche, diciamo, gli antichi beh. Avevano queste conoscenze. No, anche gli antichi ce l'avevano, noi noi non ce l'abbiamo più. Perse, è diverso il problema. Diverse civiltà, tutte le civiltà avevano un rapporto diverso con la natura. E questo già li metteva in un modo un rapporto diverso rispetto a noi. Alcune civiltà hanno sviluppato vere e proprie professioni nel campo ambientale, nel costruire una città, edificare uno spazio. E fra le più importanti sono gli Etruschi, perché ce l'abbiamo qui e i Romani sono i loro derivati, ma c'era la civiltà Veda, gli stessi cinesi erano molto avanti in queste cose e hanno creato veri e propri protocolli per costruire città e abitazioni ideali, non solo ideali per viverci,
ma anche per le varie destinazioni d'uso, per cui un tempio deve avere delle caratteristiche particolari, un luogo di cura deve averne altre, per cui non c'era soltanto l'idea di andare a sentire il posto dove dormire meglio, ma capire l'energia del posto e sfruttarla. Il famoso letto messo a nord. Allora, quella purtroppo è una leggenda metropolitana, nessuno l'ha mai detto. Oh, questo. Meno male, chiariamolo. No, meno male. Nessuno l'ha mai detto. Il feng shui in generale, neanche quindi l'ha detto. No, ok, il feng shui detto. Dipende sempre. C'è una sorta di leggenda che in parte è vera e in parte no. Esiste un vento particolare energetico che viene da nord-est, per cui si dice che mettere la testa a nord-est dovrebbe scaricare meglio le congestioni in fase notturna. Però tutte le civiltà dicevano sempre dipende, per cui dipende dal luogo, dipende dal posto, dipende dalla persona. Andrea, io volevo chiedere a te, ma poi anche ai nostri ospiti, ci dai 3 consigli proprio volanti, in 2 parole, cioè proprio di una parola, degli spot per stare bene, per entrare, per recuperare un attimo di sensibilità, di armonia. Ci vorrebbe una settimana, di la verità. No, tre un consiglio volanti. Spesso noi ci roviniamo la vita con poco. Esistono comodità e comodità che potrebbero effettivamente essere o messe da parte o comunque ridotte moltissimo. Il più grosso problema è l'elettrosmog che ci procuriamo in casa, ma con una quantità industriale. Quindi dacci proprio il consiglio. Primo consiglio: proprio mai il cellulare sul comodino. Ok. Mai mettere a caricare il cellulare sul comodino. Spero che mio marito stia ascoltando. Mio Dio, tutti lo facciamo. Prendere il forno a microonde e buttarlo. Eccolo. Secondo questo del microonde, vedi? Allora, questo del forno a microonde è molto interessante. È discussa perché molti dicono non fa male. Non c'è da discutere di la verità, però. Allora, il forno a microonde è come avere un ripetitore di cellulare in casa. Ma però che non spento. Telefona, però non telefona. E fa sempre male? Sì. Oh. E non è tanto il problema, cioè ci sono due problemi grossi. Anche se grossi. Spento? Sì, sì, perché devi pensare che ogni volta che lo si accende produce delle radiazioni che continuano a emettersi per diversi giorni dopo il loro spegnimento, senza contare che poi ci sono delle memorie all'interno di una struttura che catturano queste radiazioni e continuano a suonare. Quindi oltre, tutti quanti dovremmo buttare le microonde. Sì, io non ce l'ho. Ecco, questo è già un vantaggio. Poi non è solo un problema di radiazione, è quello che cuciniamo, che comunque cambia completamente le sue caratteristiche. La struttura molecolare, immagino. Sì, sì, per cambia proprio le caratteristiche, perdiamo parecchie vitamine, tutte le più termolabili, quello che mangiamo attraverso il forno a microonde è veramente devastante. Allora, abbiamo detto niente cellulari dove si dorme, sì, o comunque cose ricarica. Se è possibile evitare il forno a microonde, terzo consiglio? Utilizzare dei cordless a bassa emissione, perché anche i cordless rappresentano dei ripetitori cellulari. Adesso costruiscono dei cordless che vengono chiamati eco, che sono a bassa emissione e producono un 1/20 delle radiazioni che produce un cordless normale. Ok, dacci invece adesso i tuoi riferimenti per saperne di più, perché avrai tantissimi altri consigli da dare. Ok, allora dai anche nei tuoi corsi. Il gruppo di ricercatori, il team, fa capo a Aetheres. Aetheres, e il sito è aetheres.com. Lo ricordiamo, si possono trovare tutte le informazioni. Sì, sì. Ci sono Andrea Amato, lo ricordiamo, rivolgetevi a lui, fategli tutte le domande, scrivetegli sul sito. Io il cellulare ho buttato il microonde, mio... come sì. fa adesso? Per colpa tua non so più non so più cucinare, ecco. Invece l'appuntamento per i tuoi corsi? Li trovate sempre sul sito, se andate sulle news trovate tutti gli appuntamenti che ci sono in questo momento in Italia. Perfetto. Arianna, grazie. Tu prima non avevi dato i tuoi di contatti, vogliamo farlo adesso? Sì, per quanto riguarda l'associazione, il mio sito è associazionelapis.it e per quanto riguarda il centro di cui sono responsabile si chiama Praxi Provita, anche lì all'interno trovate tutti i corsi che facciamo sia nell'associazione Lapis che in Praxi Provita. Trovate i corsi che facciamo per i medici per appunto conseguire lo scopo di con te abbiamo parlato adesso. Di fertilità, sì.
Ci dai un accenno di... abbiamo parlato tanto di fertilità, ma soprattutto si parla sempre di fertilità nel senso femminile del nel termine, ma c'è anche un'infertilità maschile. Beh, ovviamente l'infertilità in realtà è di coppia, perché poi non si può dire da soli se si è fertile o non si è fertile. C'è una possibile compatibilità con una persona piuttosto che con un'altra? Non parlerei di compatibilità, è un termine molto... brutto? Molto impreciso, più che brutto, perché la compatibilità non vuol dire niente. Le ovocidi non esiste, quindi. E gli spermatozoi si devono incontrare. Se non si incontrano, c'è un motivo. C'è un motivo medico, c'è un motivo fisico. Di tutto questo purtroppo si conosce solo una piccolissima parte, quindi ciò che possiamo conoscere lo studiamo e cerchiamo di superarlo. La maggior parte delle cause di infertilità non si conoscono e vengono dette sine causa. Certo, c'è l'infertilità maschile. Negli ultimi anni è molto cresciuta l'infertilità, le cause principali sono le malattie può essere anche questa cosa, questo inquinamento ad esempio, certo, energetico, certo. Lo stress, certo. Possono influire? Possono influire tantissimo. Mi riallaccio a Andrea che parlava di melatonina. Sì, incide, no? Parecchio, incide parecchio. Fatto, sì, sì. Anche quello incide. Pensa che proprio pochi giorni fa, che era il 5 giugno, abbiamo fatto un convegno in cui sono stata chiamata a parlare proprio dell'ormone che risveglia la fertilità, ed è proprio la melatonina, un ormone su cui ho fatto tantissimi studi. Ho vinto anche un premio al convegno internazionale di fecondazione assistita a Siviglia, e effettivamente sono tantissime le cause, anche cause stress, anche cause radiazioni. Le radiazioni influiscono tantissimo sul liquido seminale, sulla qualità del liquido seminale, ma influisce anche l'alimentazione. In questo mi riallaccio alla biocompatibilità. Sì. Arianna, chiedo a te come a lui 3 consigli pratici per favorire la fertilità. Perdona, lo so che ti sto dicendo una cosa per cui ti si stanno drizzando i capelli. No, la fertilità purtroppo non si favorisce, ma certo esistono d'altronde 3 comportamenti corretti, diciamo, o scorretti da correggere. Comportamenti corretti, io mi sento di dire sicuramente a uomini e donne: non fumate, non fumate, perché il fumo, soprattutto nell'uomo, rallenta tantissimo gli spermatozoi, che è la condizione fondamentale per raggiungere l'ovocita. Uh-huh. Immaginatevi che uno spermatozoo per raggiungere un ovocita è come se dovesse fare a piedi da Roma a New York. Quindi, e questo già se uno è rallentato, ci vuole il tempo che ci vuole, se questo è rallentato non arriverà mai in tempo, ecco, questo è la... Quindi non fumate sicuramente, fate una vita serena, soprattutto il consiglio mi sento di dare più di tutti: abbiate i rapporti, perché questo è una delle cause principali di infertilità. Purtroppo l'uomo e la donna hanno ridotto drasticamente i loro rapporti. Ormai è tutto virtuale. È tutto virtuale, è tutto legato al lavoro, si arriva a casa la sera stanchi, uno non gli va di fare niente. Invece bisogna dedicare meno tempo al lavoro assolutamente e più tempo al sesso. Fate l'amore, non fate... uso questa parola, se è una parola impropria, ma in realtà è così, è la base della fecondità, quella fondamentalmente. Quindi recuperare in questo, poi chiaramente Luigi vi darà il consiglio finale. Sì, no, non voglio togliere, non togliere niente, non perché Luigi sia un esperto, ma perché prima parlava di Viagra, sì, di cose, certo. Si parlava adesso anche di questo, adesso ho scherzato, no? Ma sicuramente il consiglio, la dottoressa ci diceva che c'è molto, sì, uso di Viagra da parte anche dei giovanissimi. Purtroppo sì, anche in piccolissime dosi, per risvegliare questo senso di questa virilità, chiamiamola così, che gli uomini stanno perdendo a causa di noi donne, poi fondamentalmente, perché ci sentiamo tutte Wonder Woman, no? Allora ecco, dobbiamo qua, lavorare, sempre noi siamo la causa. E purtroppo siamo, ma probabilmente è più un errore di comunicazione, cioè manca proprio la comunicazione, gli uomini avvertono le donne manca aggressive proprio... le donne non sì, si, sì. Cioè, si crea aggressive, proprio un gap più di... che aggressive direi autoritarie, no? Che praticamente l'uomo è diventato la donna e la donna è diventata l'uomo, c'è stata un'inversione di ruoli, per cui chiaramente anche la virilità dell'uomo lì si instaura un discorso abbastanza lungo, è colpa degli uomini, è colpa delle donne, è colpa di nessuno, qua ci possiamo fare una puntata e poi tutti gli uomini negano di usare il Viagra quando poi viene venduto a tonnellate, addirittura lo comprano anche all'estero tutto, perché... ma il Viagra è una medicina fondamentalmente, quindi non si deve vergognare di utilizzarla, anche perché a dosi piccole, che sono 5 mg non funziona come uso al momento, funziona come un
aiuto quotidiano, ecco, diciamo così. Quindi si può, non fare si quella faccia, Luigi. Luigi, ci stai preoccupando, seriamente? No, però voglio dire, perché tutti i miei amici, no, io non lo prendo, non ne ho bisogno, poi invece te lo chiedono, sai, te ne è rimasto un pezzetto, me lo dai, dove lo spaccio, dove l'hai comprato, me lo tiri dalla finestra, cioè, me lo metti nel cestello, me lo passi. Mi sento di dare un consiglio che vorrei dare a tutti, ma soprattutto ai medici: dopo un anno di rapporti liberi senza aver avuto il concepimento, appunto, si parla di infertilità, andate a cercare la causa, perché la causa c'è. Assolutamente. Uomini e donne, naturalmente. Li ha dati i contatti, Arianna? Li ho dati? Sì, li ho dati. Li ricordiamo? L'associazione www.associazionelapis.it, il centro di cui sono responsabile, si chiama Praxi Provita, e sta in via Magna Grecia 117, e il sito è www.praxiprovita.it, e lì io ci sono praticamente sempre. Mi divido tra lì e l'ospedale, naturalmente, perché lavoro anche in ospedale, all'università, sono ricercatrice, quindi se mi volete trovare, questi sono i miei contatti. Silvia, ricordaci anche i tuoi, poi un ultimo assaggio musicale, saluto il nostro sponsor e torniamo con il rush finale. Allora, io vi lascio la mia mail, studiomascari.ct@gmail.com, dove potete fare anche le vostre domande e richieste, anche esulano dall'argomento che abbiamo trattato oggi. Insomma, poi ovviamente in base al caso, alla richiesta, come dicevo, poi li direzionerà, esatto, questa rete di professionisti. Ringraziamo ancora la Biotilena. Ringraziamo la Biotilena, il nostro sponsor, un'azienda che si occupa di portare benessere, consentendo ai suoi clienti di migliorare il proprio aspetto fisico e superare inestetismi di vario genere, grazie ad un dispositivo piccolo, maneggevole, da portare sempre con sé. Di facile utilizzo, il dispositivo offre risultati visibili fin dai primissimi trattamenti. Un piccolo grande centro benessere è sempre a nostra disposizione, www.beautylena.com. E in tutto ciò, brava Alessandra, perché c'era Luigi che faceva da mosca Zezè, che voleva far ridere. Brava però, ma tu non devi disturbare. Guarda, quando tu non c'eri la scorsa puntata, che ha fatto? Che ha fatto? Tu ridevano. Io trattiene forte. Sei un disturbatore. Sì, disturbatore. Come quello lì che sta dietro ai giornalisti quando fanno. Sì, ma lei mi fa piedino sotto. Ah, no. Guarda la colpa. Ma segreti della redazione. Non svegliamoli. Ma no, su. Poi dopo tutti vogliono venire a vedere. Non commento. Cioè, no, non si fa. Non commento. Stasera, fa pure male. Ti piacerebbe il mio piedino. 333-7228-547 per chi vuole saperne di più sui piedini, eccetera. Oppure italianbabino@gmail.com. Io direi di lasciare un po' di musica. Che è meglio. È meglio. Sentiamo un velo pietoso. Parti. Prima di sentire poi Luigi. Charades pop skill, what her hyacinth, named by a poet, imitation of life. Like a coin in a frozen pond, like a goldfish in a bowl, I don't want to hear you cry. That sugar cane that tasted good, that's cinnamon, that's Hollywood. Come on, come on, no one can see you try. You want the greatest thing since bread came sliced. You've got it all, you've got it sized. Like a Friday fashion show teenager, freezing in the corner, trying to look like you don't try. That sugar cane that tasted good, that's cinnamon, that's Hollywood. Come on, come on, no one can see you try.
no one can see you cry. No one can see you cry. No one can see you. That sugar cane that tasted good, that's freezing rain, that's what you could. Come on, come on, no one can see you cry. This sugar cane, this lemonade, this hurricane, I'm not afraid. Come on, come on, no one can see me cry. This lightning storm, this tidal wave, this avalanche, I'm not afraid. Come on, come on, no one can see me cry. That sugar cane that tasted good, that's who you are, that's what you could. Come on, come on, no one can see you try. That sugar cane that tasted good, that's who you are, that's what you could. Come on, come on, no one can see you cry. Come on, come on, no one can see you cry. Eccoci. Avete finito di giocare con queste cuffie? Giocherella, no. Giocherella, no. Eccomi, eccomi. Luigi, è il tuo momento, caldo, Dulcis in fondo, tanto atteso. Allora. Luigi, con il nostro Galateo, stasera ci parlerà di... Di cosa si fa quando si porta la fidanzata a casa per la prima volta? Ah, si fa? Ta-da-da-da. E quando magari dobbiamo dire ai genitori che ci dobbiamo sposare? Da. Chi paga, ma chi non si sposa più oggi? Questa no, è la cioè, nuova donna al monte. Prima o poi il momento arriva, comunque bisogna fargliela conoscere. Che faccio? Dunque, c'è una tradizione. La tradizione dice che bisogna andare a casa di lei. Quindi il primo passo è andare a casa, Di lei. Se proprio non si può, perché magari non so, ci sono dei problemi. Si può scegliere un campo neutro, che magari può essere un ristorante. Un ristorante. Insomma, magari si invitano al ristorante e si vede un pochino quello che succede. È carino se insomma si porta un bouquet di fiori alla futura suocera, non il mazzone gigantesco, un bouquet piccolino, ecco. Poi ci si deve vestire non troppo eleganti, quindi un casual elegante. Puliti, sbarbati, capelli fatti, cercate di fare buona impressione almeno la prima volta. È un consiglio che stai dando agli uomini, esatto, tatuaggi non a vista possibilmente. E poi c'è il problema di rompere il ghiaccio, e quindi bisogna stare attenti, perché lì ci si gioca tutto. Quindi non bisogna fare danni subito, bisogna stare attenti a quello che si dice. Qui ci consiglia di essere attenti, pesare le parole, finché insomma non abbiamo capito se queste sono persone scherzose, serie, perché magari noi facciamo la battutaccia e loro non lo capiscono e ci etichettano subito. Quindi almeno all'inizio cerchiamo di stare attenti con le battute, e poi dopo vediamo un po' come reagiscono. Poi tanto ci sarà la futura fidanzata e la sposa che ti dà le gomitate, no? Ti dice... I calci sotto il tavolo, altro che piedini. Infatti, i tacchi. Poi offriamo loro qualche, loro nel senso loro genitori di lei, ai futuri suoceri, qualche informazione su di noi, senza però vantarci, io sono il luminare, no. Un po' di modestia. Ok. Poi permettiamoci qualche domanda anche su di loro, ma insomma bisogna con essere discreti. Sì, senza fare domande troppo intime, naturalmente, questo è proprio normale. Se non c'è stata mai una reale frequentazione, non fingiamo un affetto che comunque per ora non c'è, e soprattutto non fingiamo poi tra il bacio, l'abbraccio, cioè manteniamo una certa distanza, perché comunque è la prima volta che li vediamo, oppure comunque non c'è la confidenza necessaria per una cosa del genere, ok?
l'argomento solitamente è se c'è un matrimonio, se ci sarà un matrimonio, chi paga cosa e chi paga quando. Oh, ti io credo spero... che stavano tutti seri a sto ricevimento. Io spero di non assistere mai a una cosa del genere, però se vi trovate in questa difficile situazione, i due sposi si devono accollare tutto. Poi se i familiari vogliono contribuire in qualche modo, che ben venga. Questa è la regola del galateo. Del galateo, okay. Non è che si fa a metà, tu paghi quello e tu no. Non è così. Okay. I due che decidono di sposarsi devono essere indipendenti e devono. Ecco perché di questi ecco perché, si sposano. Ecco sono. Però si separano tutti. E non fanno io aggiungerei una piccola regola: se fate un regalo a una coppia che si sta per sposare, fatevi firmare un foglio o qualcosa che se si separano prima dei 2 anni vi devono ridare il regalo. Perché non è possibile. Giusto? Che no, tu fai il regalo e poi sei sposano 3 volte. No, così diventa... serio. Così diventa un casino. Per i genitori divorziati e risposati non cambia niente, è la stessa cosa. Quindi magari se ci sono problemi si va prima a casa di uno, poi a casa dell'altro. Insomma, lì ce la dobbiamo un pochino gestire così, perché capisco che la situazione può essere difficile. E... che dici? L'esposina, questa è bellissima sta cosa. Le sposine che ricevono il dono dalla mamma o dalla futura suocera, quindi i capi di corredo, oggi l'abbiamo dimenticata. Eh sì, quindi quando si riceve il capo di corredo, devono essere fiere di questi tesori, perché saranno il punto di forza delle loro apparecchiature eleganti. Dai, è bello questo. Chi l'ha scritto questo? Se non ti piace per gusto personale, come fai a farlo diventare il punto di forza? Perché magari dai, ti regali, mettiti nei panni della povera malcapitata. Dai, ti regali. Riceve una cosa non orrenda di più. Ti regalano i piatti di ceramica con tutti i disegnini, classico, no? O le 2000 forchette che non si sa dove metterle, tutte in argento. Quello è un tesoro, quindi mi sento che usare solo la cucchietta regalato. Esatto, della sera che c'è la cena. Insomma, questo era il consiglio di Luigi Fiore per questa sera. Galateo 2.0, va ok? Va bene. Basta così. Basta così. Non avete litigato per niente questa ma come sera. M'ha preso a calcio, guarda che mi ha fatto. Va bene. Laggiù fa freddo. Ma non è vero. Bene, allora io intanto saluterei tutti i nostri ospiti ringraziandoli per essere stati qui e per aver risposto al telefono. Partirei proprio con il dottor Mattia Leonbruno, presidente della Fondazione Mario Luzzi. Ricordiamo assolutamente il sito www.marioluzzi.it. Quest'anno è anche il centenario del premio Mario Luzzi, quindi per chi vuole contattarlo può farlo anche tramite il sito. Mentre ringraziamo i nostri ospiti live, la dottoressa Arianna Pacchiarotti, responsabile del centro di fecondazione assistita Praxi Provita, presidente dell'APIS, libera associazione sanitari per la prevenzione dell'infertilità e la conservazione della fertilità. Ringraziamo anche Silvia Mascali, che è dottore commercialista e revisore legale, che ci ha parlato di start-up innovative, di finanziamenti, di vantaggi, degli step, tutte le notizie che possono riguardare questo mondo enorme. Anche qui abbiamo avuto 3 mondi veramente di cui ci hanno dato solamente un assaggio, perché poi ci sono molte molte cose da scoprire. Silvia, ricordi tu i tuoi contatti per chi vuole mettersi appunto in contatto con te? Sì, grazie. Allora, il mio indirizzo mail è studiomascali.ct@gmail.com. Perfetto, ringraziamo Andrea Amato, esperto di biocompatibilità e armonizzazione ambientale. Grazie. I tuoi contatti? www.aeteres.com. E tu stai facendo dei corsi, ricordaci. Sì. Se andate sulla sezione news del sito, si trova tutto quanto. Sì. Arianna, anche i tuoi? Sì, www.associazionelapis.it, www.praxiprovita.it. Anche lì trovate tutti i contatti, i corsi e i nostri recapiti. Ci sarebbe tantissimo da dire su tutti e 3 gli argomenti, sì, ancora, ma noi siamo già come al solito in ritardo. Siamo, sono arrivata io e state di nuovo in ritardo. Luigi, ma mi sa, aspetto, qual è? Scusate, è colpa lei, non so. Sì. Luigi, dacci i tuoi contatti, così. I miei contatti. Il tuo contatto telefonico, quindi. Il tuo contatto telefonico. No, volevi messaggi? Ma io. Volevi messaggi? 333-722-8546. Sono arrivati 25 messaggi a Luigi Fiore stasera, che dopo leggerò. Allora, con tranquillità. Cioè, ho le fan. Beh, le fan, vabbè.
La nostra Giorgia, che è il nostro direttore del sito, il direttore artistico, ci vuole ricordare, sì, il rimando, sito? Sì, ovviamente alla pagina del sito trovate molte informazioni, queste e tante altre, sul sito www.italianbabylon.net. Alessandra, tocca a te, eh? Ho fatto, ho chiesto uno, due, tre, qua sei rimasta tu. Buonasera a tutti. Così, basta. Buonanotte. Buonanotte. No, ringrazio anch'io ovviamente i nostri ospiti, Andrea, Silvia e Arianna. È stata una puntata bellissima. Ringraziamo anche Mattia, sì, che ha risposto al telefono. Mattia, ovviamente. Ringraziamo lo sponsor. Ringrazio io voi tutti quanti per essere stati qui. Vi invito a tornare quando volete. Esatto. Grazie. Mi casa è tu casa. Ma ringraziamo soprattutto voi per essere stati con noi fino a questa tarda ora, per aver scelto ancora italianbabylon.net anche per questa 20ª puntata. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, ricordandovi, esatto, che la trasmissione è tratta dal sito www.italianbabylon.net. Ci trovate poi in, oltre a questa diretta, poi ci trovate sempre su Spreaker con la registrata, e poi ci trovate su YouTube in MP3, insomma, se volete ci trovate assolutamente ovunque, siamo anche ovunque. su Facebook e su Twitter italianbabylon.net. Grazie ancora, una buonanotte da Fabiana Carucci. Buonanotte Alessandra De Martinis. Buonanotte da Giorgia Sbuels e a Luigi Fiore. Buonasera e buonanotte dai nostri ospiti. Buonanotte. 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 Buonanotte, alla prossima sigla. Back in '52, lying awake intently tuning in on you.